Di tesori ce ne sono tanti a Verona da riscoprire ed il progetto Verona Minor Jerusalem nei suoi 2 anni di vita li sta valorizzando appieno con creatività e impegno. 1.100 studenti e volontari coinvolti, 163.000 turisti che hanno visitato chiese e monumenti. Se ne è parlato sabato nel convegno Verona tra cammini europei e pellegrinaggi urbani. Finalmente anche noi veronesi ci siamo resi conto che abbiamo dei gioielli nascosti che vanno scovati per essere lucidati, presentati con interesse a noi veronesi e a tutti i turisti che ne sono interessati. È un progetto stupendo che adesso sta crescendo in modo importante e porta con sé tutta una serie di positività. Il bello di tutti questi volontari, di tutte queste persone, che si mettono a disposizione facendo un volontariato culturale. Al convegno era presente anche Don Raimondo Sinibaldi, ideatore del progetto Romea Strata. L'interesse della Romea Strata è quello di riscoprire le antiche vie di pellegrinaggio che transitavano nel nord-est dell'Italia e quindi che dalle Alpi presenti nel nostro territorio, cioè da Tarvisio, da Passo Montecroce Carnico, dal Brennero e da Mira in Slovenia, queste vie di pellegrinaggio si dirigevano tutte quante verso Roma. Da sabato 22 dicembre sarà possibile percorrere 2 nuovi itinerari: Rinascere dalla terra, Verona, crocevia di civiltà, storia e cultura, e Rinascere dal cielo, tra le note di Mozart e una nave di santi. Ogni sabato saranno aperti dalle 10 alle 17:30 e permetteranno di fare un profondo viaggio spirituale. Uno va verso i luoghi santi, quindi il pellegrinaggio è sempre un'esperienza religiosa. Anche per chi parte senza averne una consapevolezza piena, molti vanno in pellegrinaggio perché ora è di moda, molti vanno a Santiago perché è di moda, però strada facendo noi vediamo che in ogni caso si verifica un cambiamento e questo cambiamento è un cambiamento di carattere religioso, anche se non sono consapevoli di quello che sta avvenendo, questo cambiamento c'è in tutti.